Eccoci, scusatemi il ritardo. Eccoci, sono già 6 minuti di attesa, lo so, scusatemi, scusate, vabbè. Dovevo prepararmi, eccomi qua. Minchia, abbiamo fame pure a berda. E domani, stasera no. Allora. Pesa una moneta. Pazza. Allora, che stiamo dicendo? Come va, come va, come va? Madonna. Ok, come va, che si dice? Allora, vediamo un po'. Oggi facciamo un po' di cose. Nerina, devi stare calma. Dai, stai calma, eh? Grazie. Avevo sempre. Ora stai tranquillo. Bene. Che stiamo a fare? Ah, Roblox. Allora, oggi portiamo Roblox. Allora, vediamo un po' il da fare. Oddio, cos'è questo? Figo. Ok. E questo cos'è? Ah, pure hanno fatto la cosa del film. Ok. Allora, vi faccio vedere il vecchio Ossarotte. Perché vi faccio vedere l'originale che avevo. Prima, cioè quello che giocavo prima di giocare a quello del 5, che dobbiamo ancora fare tanta roba. Allora, io. Mamma mia. Aspetta. Allora, play. Dove partiamo noi? Ah, partiamo. Eh no, vedete, io sono livello 49. Guardate dove io posso salire. Cioè, io potrei praticamente livello salire moltissimo. Ah, oddio, è vero, i tasti sono diversi. Aspettate. Guarda come sale. Ok, però. Ah, il mio massimo era. È giusto, sono arrivato uno dei massimi. Uno dice perché dove si saltava? Si saltava molto più in giù. Questo era il massimo che potevi fare e. Sì, vedete come vado veloce? Fatto molto male. Considera che si tuffava. Mamma mia, come sono fatto male. Ah, è vero, perché io posso stare sia, vedete, io sono praticamente all'ottavo. Ah, l'hanno aggiunti sti cosi. Aspetta. Oh, Nerina. Sei tanto ciuata. Tanto, tanto, tanto ciuata e stupida. A volte. Eccola qua. Voleva salire tutti i costi qui sotto. Vabbè, senza proprietà, senza boh, che cosa sono? Vabbè, unità. Ah, unità, ok. Ah, posso pure, livello di distorsione. Vabbè, praticamente avevo i big money, ok. Menu principale, start. Salve, sei pronto a morire? Bene. Perché potrei anche tuffare.
Salve. Che morte stupida. Replay. Luigi, ma ti diverti poi così tanto a sto gioco? È divertente fare questo. E considero che eravamo in altri punti più. Carino, anche se ormai. Ah, è bel colpo. Si vede la differenza grafica rispetto a quello che ha usato nel nuovo. Non è l'acqua, non è l'acqua. Ok. Grande. Buonasera, Leo. Allora. Andiamo, cambiamo, dai. Mi sono stancato. Ciao Tommy, ciao ciao ciao, tutti ciao, ciao. Ok, c'è posato. Va bene, va bene. Vedo che sei già online, ti vedo. Anche un altro è online. Allora, facciamo così, facciamo Squid Game. Ce l'hai? Cos'hai? Che gioco hai in particolare? Squid Game. Vabbè, osse roste. Quale modalità giochi? Deadly Company, che è anche figo, o altrimenti anche un altro gioco sportivo, corsa, survival. Io, se conosci qualcuno come Speedrun, quella Death Run, quelli a corsa con le trappole o quelli là parkour. Allora, andiamo con questo qui, dai. Squid Game. Guarda che sta per cominciare. Ah, ecco, ti sei collegato. Ok. Ti vedo, ti ho visto. Eccoti qua, vedi? Ti vedo, ti vedo. Sei molto identico agli altri. Dovresti farti una faccia tutta tua, secondo me. Così ti personalizzi, capito? Secondo me. Sei un personaggio Lego. Sei un modello diverso dal mio, effettivamente. No, no, gratuitamente, ci sono dei volti gratis. Ci sono dei volti gratis che puoi trovare. Ci sta quello là con la faccia, quel cosi laterali, per esempio. Capelli. Ci stanno delle personalizzazioni. Vabbè, io, a parte il clone che me lo sono comprato, ma era 5 pounds, quanto cacchio erano quelle cose lì. Io intendevo altri che skin. Ci sta. Aspetta, cosa c'era? Gratuito? C'erano delle cose gratuite, anche dei corpi, costumi. Vabbè, poi sì, c'è gente che spende veramente alto, però quello è un altro discorso. No? Bene. Tanto è tutto in italiano. Cosa bella rispetto a. Come si chiama? Buongiorno. Tanto sta per cominciare. Sono tutte prove. Non hai mai visto Squid Game? Perché neanche io. Però ti posso spiegare subito che, vabbè, le prove sono tutte in italiano, quindi bene o male te lo dice cosa devi fare. Però per esempio su Fortnite è tutto in inglese, però te lo spiega perché viene detto, dobbiamo andare là, andiamo lì, andiamo lì. Oddio, ma c'è un furry. Rip Silventin. Ok. Oddio. Vediamo se te ritrovo.
No, sono guardia. No, sono guardia. Sono guardia. Ma scusa, non ci ha accettato nello stesso gruppo? No, non ci hanno scelto. Smette di sparare. No, che brutta cosa. Lei non sei in squadra? So, guarda. Cavolo. Non lo so, mi dispiace, su questo non ti so dire. Cavolo, perché questo mo non lo so, se no, perché non siamo in squadra. Sai che ti ha capitato in un altro server, ti ha capitato, sì. Stai calmo. Non l'ho capito. No, non importa un corno, devo capire. Più che altro, perché è un peccato. Se no che cavolo faccio se poi dobbiamo giocare. Ah, ok, però posso. Minchia, che salto che posso fare, la Madonna. Peccato che non è quello che volevo. Ok. Wow. E vabbè. Ok, peccato, no, allora faccio così, esco, no, no, voglio capire, faccio così, esco. Vediamo un po', allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa, allora. No, non si può. Se no, sai che fai? Guarda, vieni qua. Deadly Company. Ok. Vai a questo. Ah, sì? Un Dead. Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Ok.
Nerina, però tu sei una rottura, però io ti voglio bene, però io ti voglio molto bene, però sei una rottura con tutto il bene di sto mondo. Eh? Perché mi devi metterti dove io non posso poi sedere? Quello con il numero 4, speedrun. Madonna. Follia. Ok. È follia. Parti? Ok. Ma, guarda qua. Ok. Siamo solo in due? Ti sei unito a Leonardo. Ok. Oddio. No, non mi faccia più saltare. Credo di essere unito a te, non lo so. Niente, cavolo. Che musichetta, che carina la musichetta. La Madonna come sono caduto. Ma siamo nello stesso percorso? Sì. Ok. Madonna, è difficile. Alla faccia facili. Io devo abituarmici un attimo, aspetto. Perché accelera la velocità. Ecco che non. Ok. Conosci pure la mappa a memoria, presumo. No, ho sbagliato. Ottimo. Ok, ah, vedi? Ok, ho capito mo com'è. Ok. Ah, aspetta. Come il livello di salto? No, 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 voglio farlo bene tutto. No, devo farcela. La musichetta però è simpatica. È simpatica. Eccola là. Oh, ce l'ho fatta. Oh. Ah, eccoti qua, ciao. No, un attimo, devo prendere mestichezza. Ok. No, no, queste cose io le faccio. Non proprio su Roblox, però. Ok. Io prendo sempre la stella, tu non la prendi? È bellissimo. Ok. Ciao. Ok. Guarda qua, guarda qua. È che devo prendere un po' mestichezza, capito? Cioè, Crash Bandicoot, cose varie, ti assicuro che. No! Me la sono tirata. Oddio, ma io quella la conosco. L'abbiamo raggiunta. Ok. L'hai superato? No, ma questi sono giochi. Cioè, hanno una modalità. Vabbè, questa muove pure la ipercorsa. No, ho sbagliato, salto male.
non so neanche dove mi trovo. Oh, mi sono distratto. Ah, sì, vabbè. La gente non mi sta vedendo perché la mia faccia sta coprendo i punti e la duratura del minutaggio. E vabbè, ragazzi. No. Ecco. Ok. Aspettate, ecco, mi sono spostato per farvi vedere la situazione. Perché è tutto dall'altra parte dello schermo, capito? Che musichetta adorabile! No, va troppo veloce! Tutta la prima, buono, buono. Che va iperveloce. Vabbè, un acquittato. Perché è iperveloce. Non molto veloce. Ho sbagliato. No, no, devo superarlo. Anzi, fammi un attimo vedere la situazione. Dov'è? Ah, ero proprio messo. Wow, dai, ce l'avevo quasi fatta. Mo la supero, raga, eh. Mo ci arrivo. Mo ce la faccio. Mo te raggiungo, Leo, aspetta. Che poi me la so tirata. Chi dice, ah, ma tanto è facile, riesco a farlo. Me la so tirata malissimo. Mai più. Ma in realtà non la so manco tanto tirata. È che ho sbagliato. Eccolo qua. Non era difficile. È che va iperveloce. Andiamo. Bello in bianco e nero. Bellissimo in bianco e nero. Stile cartonesco. No, non mi piace in prima persona. A parte che non so come si mette in prima persona. Si può mettere in prima persona? Questa cosa mi mancava. Poi sono pure scemo perché io posso anche rallentarmi un attimo, eh. So io che sono scemo che salto, che non mi fermo. Infatti. Oh, pinguino, pinguino, pinguino. Andiamo. Ok. Guarda come salta, guardalo. Guarda come salta. Leo! Aleo! Mo te raggiungo! Aleo! Eccolo là, guardalo, guarda qua. No! Devo frenare e saltare, cavolo. Errore mio. Avevo preso giusto il ritmo, cavolo. Avevo preso giusto il ritmo. Ci ho provato. Vedete, non è difficile. Sono io che devo anticipare il salto. Eccolo qui. Allora, tutta. No, mi ha colpito! Il pinguino pensavo. No! I pinguini fanno danno! Ste merde mi fanno danno! No, ma dai, non vale così però. Non vale. Ma io vorrei. Vabbè. Vabbè. No, ma dai. Il pinguino killer. Non è che cacchio è quella cosa? Ma come si permette? Cioè, sono bianconero come lui, sono Juventino. Sì? Come quella di Fortnite? In che senso? Comunque queste canzoncine di sottofondo sono carine. Basta che non riesco copyright, però tutto il resto va bene. A me l'importante è quello, che non è copyright. Aspetta che mo fi oh, finisco, eh. No, pinguino, non vi tocco più. Ho capito che siete bastardi infami, non vi tocco più. Maledetto bastardo. Madonna, troppo colorato.
Questa è bastarda, questa è bastarda. Beh, no, beh, più che altro i colori, ok. Ok. Quanti livelli sono? Guardate come gioco, ragazzi, guardate come. Uno dice, ma è la prima volta che lo fai. No, no, sono giochi che devi avere una buona mestichezza di ritmo e capire. E capire come. Com Anche tu sei caduto, eh! Leo, pure tu sei caduto! Come ti sei trollato? Ti hanno trollato? Ti ha trollato? Non ho capito, mi sono perso. No, devo accelerare un po'. Questa è più che altro psicodinamicamente parlando, dà fastidio. La vista dà un fastidio, cavolo. Ce l'hai fatta? Sì, dovevo fare quelli là, corsa ad ostacoli, quelli là con i checkpoint. Lo consiglio. Quelli tipo. Anche quelli sono belli, però. Sono belli anche quelli a corsa ostacoli. Un po' Fall Guys, per intenderci. Ah, sono più larghi questi. Ah, meno male. Quelli erano strettissimi. Ah, è giusto che c'è la variabile adesso. Comunque, non è la musica di Fortnite comunque. Cosa no? Mi sono perso. Ah, ti ho superato! Vuol dire che sei ancora indietro. Ti aspetto, dai. Ti aspetto. Ok. Ti aspetto. Che bello che mi sono fatto proprio. Devo dire che il mio pilota è figo. Ok, ha il casco da Lego, però figo. Intanto devo leggere delle cose, signori. Com'è la situazione? Stai ancora a perdere? No, dai. Cacchio, hai giocato così bene fino a mo'. Sì, intanto aspetta, capito? Intanto mi ha arrivato una cosa. Ah, eccoti qua. Eccomi qua, andiamo? Ok, sei pronto? Stavo scrivendo una cosa. Un attimo che sto scrivendo una cosa importante, un messaggio al volo, ecco qui. E questo annulla. Bene, partiamo. Era importante. Via! Avete presente quei giochi platform che devi seguire? Madonna, che brutta morte. Che devi seguire il. Devi seguire l'NPC che dice dai, seguimi, no? Quella cosa lì e ti fa fare tutti i percorsi possibili e immaginabili. Perché? Perché sì, tu lo devi fare. E tu gli devi stare appresso. Ecco, stesso io lo vedo così.
Morto male. Per me è facilissimo, effettivamente. Vabbè, ma è ovvio. Se non conosco la mappa, non è facile. Che poi in realtà è breve, eh. Non è neanche tanto grande. Per fortuna. Sì, infatti se ce l'hai fatta. Aspetta che devo un attimo capire il ritmo. Perché quello là di prima aveva un ritmo che mi era andata perfetta. E questa non ha la stessa sintonia musicale che mi permette di fare lo stesso tipo di ritmo. E infatti sto un attimo che sta combinando. Dobbiamo trovare un server dove però ci stanno più giocatori. Madonna, sto morendo male. Madonna. Ok, ci riprovo. Okay. No, dovevo mantenere la velocità. Ok, no, ho capito. Ah? No, allora, a volte, tu non so se hai fatto caso, quando io ad esempio vado anche al ritmo musicale, cioè questo qua, quello di prima, ogni volta che facevo un salto andavo al ritmo di suono del ritornello della canzone, no? Non lo so, a volte riesco a fare delle cose grazie a una sottospecie di sintonia, ok? Mettiamola così. Questo qua non ha niente a che vedere con le dinamiche del salto che devo fare. È più veloce. E non corrisponde ai salti che devo fare. Capire? Era solo quello intendevo. Vabbè, ma è una cosa mia. Chi è che ti ha scritto? Il Pulcino Pio. Di dove sei? Non lo so. A me stai dicendo. Leggo nella chat, ma nella chat del gioco. Bella raga, bellissimo. Ok. Aspetta. Mo un attimo, mi devo veramente concentrare. Perché è stupido, non è difficile, è stupidissimo. Forse è il più stupido questo che quello che ho fatto prima. Cioè, capito? È molto più stupido. E infatti. Ecco qui. Andata. Ecco, vedi? Che stavo facendo un errore stupido. Ecco qua. Ah, vedi? Ce l'ho fatto. Oh, la Madonna, Mustafar. Ok. No! Non ho saltato. Ti ho seguito e non ho saltato. Cavolo. Ok. Uno ha scritto ovviamente gente italiana, lol. Bellissimo. Vabbè, ma ci sono molti italiani, eh. Vabbè, ecco, questo ritmo ad esempio mi piace un sacco. Ok. Ok, perfetto. Questo ritmo mi piace molto di più. È perfetto. Ce l'hai fatta tu? Sì, non te trovo, quindi... No. Come si scrive nella chat? Italiani! Ok. Italiani! Guarda com'è bello. Italiani! Ah, ce l'hai fatta! Oh... Wow, siamo a New York. Tutta musica epica. Ah, non prende la strada, l'autostrada. Pigliamo l'autostrada. Ok, andata. Con quale macchine? Madonna, stavo per sbagliare. No! Questo è stato un errore, cavolo. Ce la stavo per fare. Oddio, ma che cazzo. Ehi!
Ma che succede? Non te trovi? Io stavo un attimo fermo che sto leggendo la chat. No, sono caduto di nuovo. Ma cacchio state dicendo? Vabbè, ma che state dicendo? Come si parla nella chat, raga, in tutto ciò? Io non lo so. Che tasti devo premere, Leo? A parte che vedo gente che sta scrivendo in generale, quindi a posto. Intanto Leo stai cadendo sempre. Ho notato che stai a cadere sempre. Non so come si scrive. Ah, e che dimmelo. Cacchio dite. Va bene, dai, guarda, 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 metto così, così la gente capisce. Mi sono per... Ah, ci sono i punti esclamativi. Oh, lol. Ah, sei un pro, e allora vieni fatti sotto. Mo' ti faccio vedere io come si fa. E infatti sono morto. Grande. Madonna, ma io sto perdendo inutilmente qua. No, perché mi sono atto distratto. Perché no? Ciao, Stru. No, Stru, non si dicono parolacce. Sì, ho visto che hai finito. Un attimo che mi sono distratto un pochettino. Adesso mi ripiglio un attimo, dai. Comunque, Roblox, ragazzi, molti italiani ci giocano, alla fine. Quindi. Che musica comunque epica, mi piace troppo. Ma scusa, di che live state parlando? No, era così sottile che non sono riuscita. In baseball. Mi sto perdendo. No, perché mi sto distraendo, ragazzi. Aspettate che mo, tranquilli che mo riparto, eh. Cioè, mi riparto, voglio fare bene il livello. Scusatemi che poi è semplicissimo. Mi sono distratto un attimo e poi. Ecco, vedete, non è difficile, sono io che devo stare attento a non... Ecco là, no, ecco di nuovo, mi ha fregato. Frox è un bel disgraziato. Okay. Ha scritto una cosa in chat nel gioco, parlo, ok. Ah, che devo dire? Che devo rivelare? Mi devo mostrare e dire, ah, io sto facendo una live, però non ho capito che state combinando. Boh.
Vediamo che se qualcuno non ci capisce nulla. Ce l'ho fatta. Era solo quella cosa stupida. Ok. Oh, che bello! Argo, i pirati! Non si legge un cavolo. Ok, non sto capendo un H. Va bene, andiamo. Non mi seguire. No, evita di seguirmi. Ecco, questo è un po' più. Ecco, Madonna, già si là. Ah, ti ho appena visto lontano. Cacchio state dicendo? Ok, vabbè, andiamo. Ok, vedo gente folle che. Di qua, e poi di qua, 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 e di nuovo di qua, e poi di là, e poi qui, e poi qua, e poi qua, e poi qua, e poi qua, e poi qua. Madonna! Qui, qui e voilà. Questo è stato più facile degli altri. Andiamo. Eccoci. La prossima è brutta. Ah, Cristoffi, sfigo. Andiamo. Ah, figo. No. Ok. Che cosa intende la squadra? Me la so persa. Ok. Madonna, ma ha laggato un po'. Madonna, scatti brutto. No! Ho capito, ammo. Non so cosa stanno dicendo, ma sto avendo paura di quello che leggo nella chat. Finito. Aspetta. Non è brutta, è un attimo all'angolo che mi frega. L'angolo. Azzo. Va a letto a quest'ora. Vabbè, può essere perché domani è scuola. È caduto male. Sono caduto malissimo, non male, peggio. Com'è il prossimo livello, Leo, intanto? Intanto lo sento scrivere nella chat perché e poi la voglio. Aiuto, aiuto. No, no, ok. E quello che mi dà fastidio. Sì, stavo guardando là. Ho sbagliato, ho sbagliato. No, tu hai scuola, sì, e beh, immagino. Ci sta, ci sta. Io non vado più a scuola da una vita. Bei vecchi tempi, svegliarsi alle 6 di mattina. Rompere i cacchi ai propri genitori perché. Boh, perché devo andare a scuola. Vabbè, ero loro che ti svegliavano. Vai a scuola, figlio, lo so te meno. Ah, bei tempi. Ah, ecco, ora l'ho visto. Finalmente il percorso. Non è il percorso senza luci e luminosità. È per questo che è pari a zero. E quindi è molto dispersivo. Bello. Ok, sì, e con ciò? Non ho capito chi è questo qui che sta facendo bordello. No, mi sono distratto, no. Sì, certo, scherzo ovviamente, Fox Line. Oh, ma c'è uno davanti a noi. Grande, finalmente competizione. Ciao Leo, buona fortuna. Il mio obiettivo è raggiungere quell'altro.
Dai Leo, dove sei? Hai ottenuto 6 gemme per aver battuto il livello 13. Grande. C'è questo qua, Memma. Oh, ce l'hai fatta, grande. No, bellissimo, Space Jam. Però devo parlare, ragazzi, sennò qua è copyright, cavolo. Ok, la smetto. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Sì, ok, non è Space Jam, ovvio. Però è una delle soundtrack che è stata scelta per Space Jam, raga. Ah, cavolo, mi sta caricando troppo, mi carica, però sbaglio. No! Che cosa cacchio mi potrà mai dire Michael Jordan se sbaglio? Dai, sbagliassi. Infatti vado qua, vado qua. Grande! Sono carico, tanto carico. Triplo carico. Ok. Mamma mia. No, ho sbagliato. Ah, l'hai fatto, cavolo. Io ero arrivato quasi, stavo arrivando. Dai, cavolo, sfiga. No, non ho saltato. Cioè, non ha fatto il salto. Ok. Leggevo nomi strani, scusatemi. A volte leggo nomi lì sotto che boh. No, devo farcela. No, con questa canzone devo farcela. Per forza. No, perché hai fatto il doppio salto? Perché fai il doppio salto? Cosa hai scoperto? Sentiamo. No. Baronna. Ah, a parte che hai scoperto, quanti sono i livelli di questo gioco? No, ho scivolato malissimo. Sì, ho capito, però cavolo, sono morto male, è inutile. Che poi, guarda, sta là in fondo, cioè non è difficile, cavolo. Cioè, in realtà ci ero pure arrivato, quasi, quasi. Aspetta che mo te lo leggo. Mo te leggo subito, Leo. Ok. No, mi sono di... Cosa? Ahah, Memma Biosio. Ok. Vabbè. Figo. Ok. Mo fammi fare un attimo. Non hai mai superato che cosa non hai superato? Il livello successivo? Mo lo facciamo. Però fammi fare prima me qua. Grande, c'ho carico. Cos'è questo coso? Ah, la scia. Ah, oggetto.
Ah, i trans. Ah, trans. Cerchio bianco. Ok. E vabbè, però io a sto punto andrei su. È orribile. Dotato. Figo. Dotalo. Ok. Vabbè, meglio no. Orribile. Ma che stava a scrivere là? Ragazzi, c'è una chat che stanno a scrivere di tutto e di più in quella chat. Ok, riproviamoci. Dai, dai, dai. Forse andiamo qua, andiamo qua. Dimmi se, Leo, sei superato il livello, eh? Perché io non te vedo. No, perché ho sbagliato dove saltare. Sì, dovevo saltare dall'altra parte, non lì. Non ce l'avrei, non l'avrei raggiunto. Corriamo, ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo, certo che ce la facciamo. Dove sei? Maronna, aspetta. Ah, un livello tipo Matrix, ok. No, mi sono un attimo distratto, stavo per... Per fare una morte stupida. Ok, ce l'ho fatta. Mo vediamo. Vediamo un po' questo lì. No, che Matrix. Sembra il finale di Digimon World 1. Al massimo. Bello la musica. Ci ho provato. Questa era tosta. Ok. Riproviamo. Ah, ok, ce l'ha fatta. Stavo rischiando grosso. Ah, Madonna, cosa vedo lì? No, Madonna! No, vabbè. È tostissimo. No, più che tostissimo. Eh no, più che tosto è da capire dove saltare là. Un attimo, signori, eh. Questa è tosta. Hai finito? Grande! No, cavolo! Questa è tosta, è al centro che è tosta, devi capire come muoverti. Qua ho sbagliato io. Il prossimo livello com'è? Ciao Gabri, ciao Gabri! Buonasera! No, dai, ok. Sì, cosa mi sono perso? Mia mamma mi ha portato un Lego di Star Wars. Figo! Ci sta il prossimo, mi sto perdendo. No, perché io mo sto cercando di capire un attimo qua che è tosta questa. Allora, non è il problema questo, il problema è quello. No, sempre, oh, sempre il stesso punto. Come faccio? È assurdo. Mamma mia. Ok.
Ma è stato fatto volutamente che devi schiattare in quel punto. Perché pensi di saltare nel punto giusto e invece non è così. Che poi in realtà. No. Sì. Ah, versione Lego, quei cosi? Orrore. Vuoi Gabri, vuoi unirti anche tu a giocare a Roblox? No, no, lì è, no, è un attimo che devo riprendere ritmo. Perché io questo riesco a farlo quasi bene. Però devo capire, devo un attimo. Questo riesco a farlo. No, va, oddio. Vabbè. No, va bene, Gabri. Come io apro e mi esplode? In che senso? Dai, non è così pesante Roblox. Guarda, io rimarrò fermo qui, eh. Farò altri tre tentativi, Leo, ti avviso. Se non ce la faccio. No, qua ho sbagliato. Wow. Viva Napoli, grande! No, sto sbagliando un attimo. Beh, non era grazie, dovevi dire. Non dovevi rispondermi grazie, dovevi rispondere con. Sì, forza Napoli! No, beh, vedi, ha fatto il doppio salto, cavolo. Leo, ma se tu non metti il nome Delta, è ovvio che uno dice che cacchio stai dicendo, no? È ovvio. Ma perché mi fai il doppio salto? Cavolo. Ultimo tentativo, no, ultimo. Ma è bello che vado piano. Perché non è difficile. E qua. No, qua ho sbagliato io. No, questo lo ammetto, ho sbagliato io. Vediamo di fare tutto il tentativo perché sennò qua io non reggo. Almeno il prossimo livello, com'era il prossimo livello? No! Ok, basta, mi sono stancato. L'ho detto, Leo, ultimo tentativo, molto. Troppo. Faccio un'altra modalità. Anzi, sono arrivato fino al 13. Anzi, mi ha dato pure il premio. Mi ha dato. Troppo impegno. Vediamo qualcos'altro. Anzi, vieni qua. Facciamo questo Dead Company. Mo' ti facciamo questa la modalità alternativa di Lethal Company. Vieni ed entra. Ti faccio vedere una cosa, anzi, lo creo io stesso la cosa. Perché lo posso creare. Ti sei unito, non so neanche come, comunque, ok. Ma scusa, non hai visto manco un gameplay? Vediamo se ci sta qualcuno. No, meglio che lo creo io, va. Vai, poi è fatto da Dio identico. Delta 28, dai. Ok.
Allora, conta che c'è l'ho da qua, in che senso? Oh mio Dio. È stato aggiornato, che figata. Allora, lei ascolta prima un po' la live. Allora, andiamo a cercare il pianeta in questione. Quindi, anzi, Moon. Ah sì, Moons. Scusa, perché giustamente. E abbiamo Experiment. Ah, uffa, Moon. Experimentation. Ah, ok, siamo già qui. Allora, dobbiamo solo partire allora. Ok. Minchia, siamo ubriachi. No, lo so, sono 4 secondi dopo. Infatti, mo te lo spiego. Dobbiamo prendere oggetti. Dobbiamo prendere oggetti e li portare nella nave. Aspetta, 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 non è finita. Mo compro oggetti. Eccolo qua. Flash light. Yes. Mo andiamo a prendere gli oggetti. Vieni con me. Ma aspettiamo gli oggetti. È fatto molto meglio rispetto al gioco originale. Cioè, fa ridere effettivamente. Dobbiamo aspettare mo che arriva l'oggetto. Noi dobbiamo prendere, cioè, praticamente la torcia. Perché se no siamo ciechi. Col tasto destro scannerizzi. Col tasto destro puoi scannerizzare se trovi oggetti in zona. Ovviamente funziona solo, diciamo, nell'interno delle strutture. Il nostro obiettivo è sopravvivere. Punto. Oh, ecco qua le torce. Prendi una. Con la E. Vedi? No, no, vedi, stanno qui a terra. Gli altri glielo porto dentro la nave, aspetta. Così le posiamo. Ok. Ora, per selezionare col rotellino, tu hai la torcia. Vieni con me. Ora entriamo nella struttura e troviamo oggetti. Ogni volta che trovi un oggetto, devi palesemente portarla fuori e basta. Anzi, quanto più oggetti ne trovi, almeno 4, tranne quelli grossi. I pezzi grossi, purtroppo, sono grandi e quindi ti occupano. Eccoti qua. Oh, vedi? Lui ti ha portato una roba fuori. Visto? Come funziona? Ecco. Ok. Stavo vedendo se c'era qualcosa qui. Niente parkour. E niente, tu esplori. Qua non c'è più. Non c'è più nulla. Bene. Andiamo. La luce spegnila se ci sono le luci. C accese, è inutile, quindi. C'è nulla? Ok. Allora saliamo sopra. Non c'è niente. Possiamo anche andare. Qua serve la luce. E lì c'è una torretta, quindi no. Cioè possiamo anche andare. Andiamo. Ora, fai così. Leo, premi E per uscire. Ok. Leo, vedi questa roba? Tu ora li prendi e li vai a posare nella nave. Ok? Per la nave devi andare solo dritto. Guarda, la vedi là la nave. E posa la roba. Perfetto. Oh, vedi? Così. E questo è il gioco. Consegna la roba, sopravviviamo e siamo a posto. Tutti felici e contenti.
Il nostro obiettivo è sopravvivere. Consegniamo la roba, posiamola e basta. Ah, non devi premere, devi solo semplicemente usare WASD per andare avanti. Bravissimo. Puoi ricaricare la pila nella struttura, nella nostra nave. Posa con G gli oggetti. Bravo. Perfetto, ora ritorna qua. Bravo, tanto la stamina si consuma, ok. Ok, andiamo. Sono le 2 di pomeriggio, le 3 di pomeriggio. Approfittiamo di fare un giro perché poi dobbiamo rientrare perché è troppo tardi. Ci sono brutte bestie. Ok. Ho trovato una Coca-Cola. C'è una mina. È una mina. Leo, è una mina. Ok. È una mina. Bene, c'è posanda. Ho notato che sei esploso, Leo, ho notato. Ho detto che c'era una mina. Quindi penso che gli altri sono tutti morti. Ok, c'è posanna. No, no, c'è gente. L'altro è morto. Era un cane quel coso? Ok. Tanto mori animi. Lo so. Ecco qua. Tanto sei è rientrato. Non troppo qua. Tanto so. Ok, ci manco 2 giorni. Tanto solo quello abbiamo come pianeta. Aspettiamo l'autopilot. Allora, noi dobbiamo sopravvivere per 3 giorni per questa cosa. Tanto solo quello possiamo fare, non c'è problema. Devi staccare, Leo. Va bene, dai, peccato. Ciao, Leo. Oh, quanta roba. Ok. Beh, Leo, tanto poi se giochi a Lethal Company, ora sai come si gioca. Ok, ciao Leo. Bella. Ah, domani niente live, ragazzi. C'è Lethal. Ci sta. Ciao Darwin, e quindi niente serata. Vi avviso già. Ci ho provato.
Intanto loro sopravvivono, io vado in bagno e arrivo subito. Eccomi qua. Chi è che è morto? Ah no, nessuno. Wow, bellissimo! Ullala, ma che figata! No, ma è una figata, ragazzi. Comunque ha fatto un buon lavoro questo qui. Non so come l'ha fatto, ma è tanta roba. Roblox comunque. Sì, però i mostri io li voglio vedere. Ci saranno? Comunque per rime per rifare. Ok, c'è una mina là. Per rifare comunque il gioco in questo modo l'ha sudato, eh. Oggetto, ragazzi, c'è un oggetto di sopra, credo che sia. No, non è un oggetto. Ok. Non è che vi siete persi, vi prego, ditemi di no. Niente. No, ma sei impazzito. No, no. E chi vuole comprare soldi? Chi vuole, no? Minchia, che culo. Meno male. Dai, dai, anche tu. Vai, fidati. Tuffati. Bravissimo. Così si fa. Oh, bello, ma vabbè. Perché va così lento lui? No, ragazzi, avete perso tempo. Niente, signore, dovete rifare tutto il salto. Quello dice, ma perché devo risaltare io? Madonna ragazzi, non è facile. No! No! Grande, dai, via, fuori. Ok,
Oddio, ci stanno i cani! No, oh my gosh. Oddio, che cacchio è quel coso? Quello non è un cane, quella è una belva feroce. Allora ci sono veramente i cani. Oddio. Vabbè, però ho fatto un coppiazzatura. E vabbè, non mi puoi spottare un cane libero. E vabbè, mo ne so pure in tremo. Buongiorno. No, lo ammazza. No! No, che cacchio mi è uscito qua? Ah, e tu esci. No! Però hanno i cani. Ok, questa è una cosa positiva, però. Ah! What? No, ma dai, sono caduto male. Poppende il mio cadavere. Oh, è bellissimo. Aspetta. Oddio. Ma che pariara. Ma sai che c'era la scala. Non avevo considerato che sta bastarda di scala mi facesse cadere. Sta guardando dicendo questo è morto malo. Lo so. No. Oh, è stupendo. È stupendo. Ok, a posto. Vabbè, non valgo un cazzo, ottimo, perfetto. Bonus così. Vabbè, ma dai. Ma che sfiga. Vabbè. Comunque è una figata. Proprio che altro che le ha skinnati. È una figata. Peccato che però sono morto, però vabbè. Fondo è una porta chiusa a chiave. C'è una cazzemina.
Ah, ok. Ah, uno sta facendo un giro, l'altro sta facendo l'altro giro. Ho visto. Oh, cazzarola. Allora ci sono anche i mostri. Che figata. Ok. Sapete che mo fra poco fa sto parlando di Lethal Company? Facciamo anche Lethal Company fra poco. Ho cambiato, ho deciso di fare anche Lethal Company. Dopo questa vediamo come va a finire, ma dopo passiamo a Lethal Company vero e proprio. Vabbè, non ci sono oggetti. Comunque è fighissimo. Ve lo concedo, eh. Scusate. What the fuck? Oddio, chi è? Un Lethal Company? Sì, vabbè, dirò su Roblox che effettivamente è stato scopiazzato tantissimo. Però graficamente è più figo. Però ovviamente è fatto da su Roblox. Volevo. Io sono morto, l'altro è morto. Però devo dire la verità, è stato molto fedele. Ci sono pure i mostri. Ecco, è arrivato, è arrivato, è arrivato. Morto. Ok. Ma mo partivo. Mo facevo Roblox. Facevo mo Lethal Company mo. No, in che senso? Non graficamente in senso, cioè lo stile che sceglie il colui che ha veramente fatto il gioco è fighissimo. Però sì, c'è quasi tutto. Puoi fare tutto praticamente. Ah, io che volevo andare su. Vabbè. Puoi fare tutto. Cioè, puoi prendere pure questo. C'è tutto. Vabbè, ovvio, non poteva copiare tutto il gioco perché sennò era un copyright della Madonna. Roblox comunque copiazza delle idee, però devo dire la verità, mi ha sorpreso, eh. Ok. Non è chissà che grande cima, però ci ha rilavorato sopra. Gli faccio i miei complimenti al creatore. Però devi farlo uguale. Andiamo direttamente dall'altra parte.
Devo fare i miei complimenti. Graficamente è ovvio che preferisco l'originale, naturale. Però questo ha usato una qualità grafica abbastanza simpatica. Quindi non mi posso lamentare. Ah, siete tutti. Ok, andiamo. Vediamo un po'. Ma tanto dopo questa facciamo il normale. Infatti, dopo volevo contattare Adada. Infatti, inizia a scendere. Non mi morire. Ok, allora andiamo per di qua. Loro mi seguono, però vedete, è fatto. Di Lethal Company. Lethal Company un bel po'. Vabbè. No. Grande. Vabbè, dove andiamo? Il gioco vuole che noi moriamo, moriamo. E che famo? Signori? Proviamo di nuovo qui e riproviamo qui. No, allora se lo giochi con gli amici o persone che conosci è divertente. Devo dire la verità. Cioè, divertente è un modo per farci quattro risate. Mettiamola così. Che è successo? Vabbè, allora il gioco ci odia oggi. Beh, ho aperto la porta. Sì, le mod sono simpatiche. Infatti, io spero che lo sviluppatore propone le mod in senso della parola. Le propone su workshop di Steam. Perché se lo fa, può uscire uno spettacolo di gioco. Cioè, uno spettacolo. Un gioco più divertente del previsto. Certo, il gioco vuole assolutamente che tu devi schiattare dei morì. Cioè, dato di fatto. Non ci sto, non c'è niente da spiegare. Anzi, parlando di gente morire, voglio chiedere una cosa. Ecco, sì. Quello del Mimic è una figata. È una figata. Lo confesso. È figo. Sì. Oddio, che è successo? Chiaro, ok. Va bene. Vediamo, sì, perché sto parlando con delle persone per il fatto di partita di stasera dei Lethal Company, raga. Quello di Mimic è inquietante, ma infatti io spero che lo sviluppatore mette proprio il Mimic. Sai, vedete che pariata che lo mette proprio quella. Quello lo metterebbe, secondo me farebbe tanta roba, secondo me.
Giustamente hanno capito, hanno detto, senti, non è co... c'era il cane, c'era il cane. Già lì pronto a ucciderci. Moriamo. Ok, andata ragazzi. Possiamo andare da qui. Ok, esci. Ok, andata ragazzi. A posto. Ok ragazzi, faccio così. Io la stacco qua. La stacco qua perché non posso fare la partita. Ok. Devo aspetta. Aspettate. Ok, ragazzi, faccio così. Io la stacco qui. Aspetta che mo ti leggo tutto. Leggo tutto quello che mi hai scritto. Ciao, piace. Comunque Alice, ok. Vabbè, ma è tutto normale. È tutto normale, bellissimo sta cosa. Va bene. No, no, allora, Lethal Company è divertente se effettivamente. Oh, la Madonna. Allora. Solo un secondo, perché devo aggiornare Discord. Comunque, facciamo così. La prossima volta porterò Lethal Company in live. Se vuoi seguire Alice in serata, non dico domani, domani non posso, però dopodomani, no, dopodomani neanche. Sto con i ragazzi, quindi faremo altro. Forse, no, un pomeriggio non credo, molto difficile. Però cerco di organizzarmi, però sicuramente un lunedì sera, martedì, sicuramente farò una partita te a tema Lethal Company. Quindi se vuoi farti quattro risate, cioè più o meno ci provo, io mi collego negli account, nei server randomici, come va a finire, perché quindi posso trovare di tutti i tipi di persone. Comunque no, ripeto, Lethal Company è divertente solo se lo fai in gruppo, con amici, con le mod, magari con un numero anche elevato di follia, di esagerazione di gente, quindi a voi fa. Va bene, io vi saluto, quindi niente Lethal Company, volevo farlo, ma a sto punto lasciamo stare. Sarà per la prossima volta. E Delta 28 ITA. Delta 28. Delta 28 ITA. Bene. Io la stacco qui. Quindi mi trovo. Tanto mi trovo anche su YouTube. Cerca su YouTube Delta 28 ITA. Ma io non faccio i server. Io non. Cioè, anzi, purtroppo. Purtroppo, mo c'è sta. Nel gioco non mi mette Delta 28. Mi mette Delta ITA. Ho solo Delta qualcosa, quindi figurati. Va bene, io vi saluto, oddio, mi stanno mandando messaggi. Qui dal 38, al prossimo video, passo e chiudo. Bella raga.